qui, purtroppo. Avete già pulito però l'azienda. Devo dire, bravi. Ieri grazie a questi signori qua che ci è arrivata la protezione civile, e devo dire che qui avevamo una trentina di persone, sì, c'erano... Invece hanno pulito subito, bravo. Sì, no, veramente. 65 siamo riusciti a mangiare a luna, perché abbiamo altrimenti non si... Abbiamo cominciato a pulire tutti i corpi, prima tutti i capannoni, poi i piazzali, e stamattina finiamo le strade. Finite le strade, bravissimo. A fronte di quest'area industriale ci sono evidentemente le case, 140 famiglie per la seconda volta sono andate a bagno. No, evacuati uno solo, una sola famiglia. I livelli dell'acqua. La situazione era già critica con poco lavoro prima di quanto è accaduto. Adesso di dover far fronte a queste spese e riprendere diventa un problema pesantissimo. È chiaro. E comunque bravi, complimenti, avete fatto subito un lavoro di grande qualità. L'importante è salvare le persone, le macchine si ricordano. L'altra cosa fondamentale sono le frane, perché adesso abbiamo i centri abitati nelle zone di montagne collinari, oltre a essere minacciate le strade, dai movimenti delle colline. Certo. E sono quelle colline direttamente collegate a Genova, cioè proprio... È lo stesso sistema dell'Appennino Ligure, nel momento in cui si piove a Genova... Piove a Garbagna e viene qui. Piove nel mar Ligure, arriva dal mare. Sì, conosco il tema perché anche il mio Appennino è dall'altra parte dell'Appennino Ligure. Esatto, quindi. Bene, grazie, grazie mille. Grazie. Grazie. Buon lavoro. Grazie, grazie sindaco. Grazie. Buon lavoro, cerchiamo di aiutarti. Vicini qua, alluvionati. Grazie. Un'altra impresa che si sono rimboccate le maniche immediatamente. Fate quello che potete, per favore. Facciamo il possibile, senz'altro. Ne abbiamo bisogno per forza, abbiamo per poter già ripartire. Detto che daremo una mano sicura. Grazie a voi, se tenete duro. Grazie. Buongiorno signora. Buongiorno. Allora come va adesso? Due volte in un l'ha mese. Avuto in casa l'acqua anche? Sì, ne ho avuta un metro. Non c'è più niente da fare, non ho più un pavimento, però si va avanti. Bene. Speriamo di riuscire a rimediare che non si possono più riverificarsi, questo è il punto. Ragazzi,